mattine dal lunedì al venerdì Calcio e Caffè, la rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadio News 24. Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa. Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera. Il calciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano. Da oltre 10 anni portiamo le notizie a casa vostra. Come sempre, da una squadra vincente. Stadio News 24, la nostra passione di fare notizie. Calcio Caffè, buongiorno, ben ritrovati, venerdì 12 febbraio 2016, siamo all'antivigilia di Palermo-Torino, gara che sarà fondamentale per il cammino del Palermo e per la permanenza ovviamente in Serie A. 3 punti metterebbero una seria ipoteca ovviamente alla squadra di Giovanni Bosi e di Giovanni Tedesco alla permanenza in Serie A. Questa giornata di campionato che è iniziata già ieri sera con il roboante successo per 5-2 della Lazio contro l'Hellas Verona, che rimane dunque ultimo in classifica, un risultato che ovviamente è favorevole al Palermo. Si parla di Palermo ovviamente nei giornali, in edicola oggi parla Davide Ballardini, è tornato a parlare dopo l'episodio, il duro diverbio in allenamento con Stefano Sorrentino prima della gara contro l'Hellas Verona e poi tutto quello che ne è seguito. Anche la Procura Federale ha aperto un'inchiesta proprio per capire i comportamenti dell'ex allenatore del Palermo durante il match di campionato vinto con contro la squadra gialloblu di Gigi Del Neri. Parliamo di questo e parliamo di tanto altro. Allora iniziamo a vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Ovviamente c'è spazio soprattutto per l'Inter, che sta attraversando un momento non facile sia in campo che fuori, e allora vediamo come la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina. SOS Inter, la conferma, i conti non tornano, Toirra a caccia di soldi, il debito è addirittura di 417 milioni di euro. In Cina ci sono enormi potenzialità, ma cerco partner ovunque, Moratti è comunque già pronto di nuovo presidente, io non escludo nulla. Mourinho però l'anno prossimo al Manchester United, chiama Mauro Icardi, lo vede come l'attaccante principale sul quale puntare il suo futuro. In alto, scudetto Super Tuscan, Allegri e sfida Sarri alle origini dei due allenatori, il lungomare, gli amici, i segreti, tutto parte in Toscana e da 2-0-0 in C2. Chiedira non ce la fa, sarà Isai invece l'anti Dybala in casa Napoli. Dicevamo, questa giornata di campionato che si è aperta con il 5-2 della Lazio contro l'Hellas Verona, questa sera invece la Roma scende in campo alle 20:45 sul campo del Carpi, altra squadra penultima, terzultima in classifica insieme al Frosinone. Insomma, il Palermo sarà ovviamente interessato, per cercherà di capire come andrà a finire questo match tra Carpi e Roma. Un viaggio della Gazzetta dello Sport a casa Donnarumma, i fratelli portieri, una famiglia speciale, insomma, Gigio titolare nel Milan, Antonio sarà riserva nel Genoa, il match che si giocherà domenica alle 12:30. Il rompipallone di Genegnocchi, anche oggi spazio al Palermo, farsa Palermo, esonerati Bosi e Tedesco, al loro posto Ficarra e Picone. Quindi scherza Genegnocchi ironizzando sul periodo rosanero e sulla scelta di Maurizio Zamparini di esonerare, o meglio di accettare le dimissioni di Baroš Schelotto e affidare la squadra al duo Bosi Tedesco. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Per quanto riguarda invece il Corriere dello Sport, c'è spazio per il Palermo di Bosi, la nuova squadra che sta per nascere. Primo allenamento ieri agli ordini del nuovo allenatore, che ha utilizzato diversi moduli, poi lo andremo a vedere più avanti, lo studieremo più avanti, il profilo di Bosi in vista della gara contro il Torino. Bosi che comunque conosce per larghi tratti la squadra rosanera e tutti gli esponenti più importanti della formazione. Juve-Napoli è roba forte, perché comunque domani sera si gioca
gioca in campionato. Allora vediamo la prima pagina del Corriere dello Sport. Juve-Napoli è roba forte, si gioca domani sera in campionato il match forse più importante della stagione in Serie A, perché è sicuramente la sfida tra la Juventus e il Napoli che può decretare tantissimo per questo campionato. Se il Napoli dovesse vincere, ricordiamo, volerebbe addirittura a più 5 sui bianconeri. Dall'altra parte ovviamente una vittoria della Juventus permetterebbe alla squadra di Allegri di volare in testa alla classifica con un punto di vantaggio proprio sugli azzurri. Una super giuria di doppi ex sulla partitissima di domani, sarà uno show stellare, tutti sono d'accordo, tanti campioni, lo spettacolo è assicurato, addirittura Zoff che dichiara: la strada per lo scudetto è ancora lunga. Sabatini agita la Roma, lasciare ci penso. Quindi Walter Sabatini valuta l'addio. C'è il Bologna sulle tracce dell'attuale direttore sportivo della Roma, ex Palermo. La Lazio ne fa 5 per il Verona e notte fonda. Matri torna al gol. Veneti sempre più giù. Nasce il Palermo di Bosi, domenica l'esordio contro il Torino. Schelotto: grazie a tutti, tornerò. Queste le parole dell'ex allenatore del Palermo che ascolteremo più avanti, intervistato ieri dal nostro Benedetto Giardina. Resto all'Inter per la Champions. Mauro Icardi intervistato dal Corriere dello Sport: sono pronto a rifiutare anche il Manchester United per i nerazzurri, con Mancini non c'è nessun problema, sono sicuro che faremo bene. Queste le parole di Mauro Icardi, intervistato dunque dal Corriere dello Sport. Vediamo nello specifico allora i quotidiani in edicola oggi le parole di Davide Ballardini, in maniera particolare perché Davide Ballardini, l'ex allenatore del Palermo, è tornato sul episodio increscioso con Sorrentino prima della gara contro l'Hellas Verona in allenamento. Allora vediamo direttamente dalle colonne della Gazzetta dello Sport l'intervista di Nicolò Schira all'ex allenatore del Palermo. Ho ricevuto degli sms da Zamparini anche dopo l'esonero. Nell'ultimo mi ha scritto che con me la squadra era sulla strada giusta sul piano del gioco. Queste le prime parole di Davide Ballardini. Non sono pentito di aver accettato il Palermo, ha poi proseguito: quando vai ad allenare lì sai che comunque la proprietà è quella, sono soddisfatto per il gioco e per i risultati, peccato però di non aver finito il lavoro. L'esonero è stato decretato dallo spogliatoio? Assolutamente no, mi hanno scritto 20 giocatori su 27 della rosa. Sorrentino ha parlato di autogestione. Faccio ancora fatica a commentare il suo atteggiamento a dir poco strambo. Non ci sono comunque rimasto male, perché la persona che le ha dette si commenta da sola. Capitolo chiuso. Se vinco la causa donerò tutto a un missionario laico di Palermo, Biagio Conte. E poi se Zamparini richiamasse, insomma, Ballardini tornerebbe, perché no? A Palermo sono comunque stato bene. Ancora oggi ho il record di vittorie in un campionato, sono 17 nel 2008-2009. Con Zamparini ho un buon rapporto, pensa quello che pensa, lo dice e soprattutto lo dice in faccia. Queste le parole di Davide Ballardini, che potrete ovviamente già leggere nello specifico poi sul nostro portale www.stadionews.it, nostro portale stadionews.it, che sarà protagonista per voi a partire anche dalle 12:15 con la conferenza stampa di Stefano Sorrentino. Il capitano rosanero interverrà in conferenza stampa a partire dalle 12:15, dunque le parole in diretta testuale per lo stesso Sorrentino, che insomma proverà a fare chiarezza e a spronare l'ambiente soprattutto in vista del match contro il Torino. E chi giocherà contro il Torino? Quale sarà il primo Palermo targato Giovanni Bosi? Prova a farne una fotografia la Gazzetta dello Sport con l'articolo a firma di Fabrizio Vitale. Gilardino più Quaison nel Palermo di Bosi. Con il Torino la squadra rosanero cambia pelle. Diversa anche la posizione di Franco Vasquez. Rombo 4-3-3 sul modulo il primo dubbio. In ogni caso Vasquez agirà da trequartista. In difesa potrebbe trovare spazio Pezzella, pupillo dell'ex tecnico della Primavera. In regia centrocampo c'è da sciogliere in un ballottaggio in cabina di regia. Iaiolo torna dal turno di squalifica, ma non è scontato che trovi una maglia da titolare. Brugman si gioca una concreta possibilità di conferma dopo la gara contro il Sassuolo. L'altro dubbio in difesa, perché la squalifica di Lazzara a sinistra potrebbe favorire il giovane Pezzella. L'esterno è stato uno dei punti di forza della Primavera e Bosi lo tiene ovviamente in grande considerazione. Per il resto conferme per Morganella, Goldaniga e Gonzales. Tra l'altro si è infortunato anche Struna durante l'allenamento di ieri, dunque lo sloveno sarà out per il match contro il Torino. Ciao Schierotto, ma un giorno tornerò qui. Le parole dell'allenatore argentino intervistato ieri anche dal nostro Benedetto Giardina. Ieri ha acquistato una maglia allo store ufficiale, l'ha acquistata per il figlio e dunque prima di tornare in Argentina ha voluto portare con sé un ricordo di questa sua esperienza in rosanero, che si è conclusa così.
Germo, perché la maglia che hai comprato? Per mio figlio. Tuo figlio? Ma è mio figlio, sì. Possiamo avere un saluto in italiano per i tifosi? Bueno, molte grazie allo tifosi di Palermo. Penso che questa decisione è lo migliore per Palermo. Mi spiace di lasciare Palermo. Come? Dispiaciuto, sorry. Piacere la città. No, noi stavamo bene, però. Tornerà a Palermo? Penso che sì. Pensi Lucas come Vasquez? No, è molto chiquito todavía. È più bambino. Franco però è listo per un grande equipo, è pronto per una grande squadra. Penso che sì, penso che Vasquez può giocare in una grande squadra che in Italia. Queste dunque le parole di Guillermo Barros Schelotto prima di salutare Palermo definitivamente. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante e poi proseguiamo questo nostro approfondimento con il Calcio a Caffè. Passa a TIM, ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita. Negozi TIM Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di Via Orsa Minore 123 e Via Notar Bartolo 3/G. English Extend è un corso di lingua costruito sui principi dell'apprendimento naturale e sociale. Con la nostra piattaforma brevettata Language Extend puoi svolgere questa attività a casa tua. Dal vivo, online, ti aspettiamo per imparare insieme. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e accessori. Teleottica Carla. Venite a trovarci. Siamo a Cinisi, in Corso Umberto 98 e a Terrasini, in Via Perez 78. Telefono 091 86 65 661. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì Calcio e Caffè, la rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadio News 24. Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa. Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera. Il calciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano. Da oltre 10 anni portiamo le notizie a casa vostra. Come sempre, da una squadra vincente. Stadio News 24, la nostra passione di fare notizie. Rientriamo in studio Calcio e Caffè, oggi venerdì 16 febbraio 2016. Le sorprese in casa Palermo non sono finite, questo il consiglio, o meglio questo è quello che ha svelato il Corriere dello Sport in edicola oggi. Allora vediamo, le sorprese in casa Palermo non sono finite, secondo Paolo Vanini e secondo il Corriere dello Sport. Vediamo allora perché. Perché domenica in panchina contro il Torino andrà Bossi, scrive il Corriere dello Sport, ma i rosanero se non vincono potrebbero cambiare ancora tecnico. La sensazione è che gli equilibri così stabiliti non siano molto fragili e che dipendono come sempre dall'esito delle partite, a cominciare da quella di domenica contro il Torino. Se la squadra risponderà, avallando dunque la scelta degli allenatori in pratica esordienti, si cercherà di arrivare senza danni a fine campionato e trovare continuità in questa stagione turbolenta. La speranza di Zamparini, che fa appello ad un senso di unità, è che è stato lui per primo a distruggere tutto, meglio questa è la speranza di Zamparini. Il presidente smentisce altre soluzioni come l'arrivo di un nuovo allenatore, ma sono frasi di circostanza. A seconda di come andrà la settimana e di quale rendimento in campo domenica, restano forti altre due ipotesi su tutte: il ritorno di Iachini, pur complicato dalle parole volate tra i due di recente, ma in fondo la soluzione più ovvia per arrivare a fine anno senza spendere altri soldi, oppure l'ipotesi Novellino, contattato già informalmente tempo addietro prima della scelta di Schedotto, che è comunque legato al Modena fino al 2017. Probabili formazioni anche in questo caso le vediamo: Sorrentino in porta, Morganella, Goldaniga, Gonzales e Rispoli, in questo caso secondo il Corriere dello Sport è favorito su Pezzella.
Ilemark, Jajalo, Ciocev a centrocampo, in avanti Vasquez con Djurjevic e Trajkovski dall'altra parte del Torino con il duo Immobile e l'ex Andrea Belotti. In attacco, questa dunque l'ipotesi, le parole del Corriere dello Sport sulla situazione del Palermo e su quello che insomma può essere poi il futuro dei Rosanero in vista del futuro. Questo era dunque il Corriere dello Sport. Dalle colonne invece del quotidiano La Repubblica, più che altro insomma si parla di quello che sarà la favola che ormai si è conclusa tra il Palermo stesso e Schelotto, perché Zamparini adesso passa al contrattacco ed è addirittura pronto a chiedere i danni, e questo quanto svelato da Massimo Norrito dalle colonne del quotidiano La Repubblica. Allora possiamo andare a vedere nello specifico poi quello che è la notizia svelata appunto da Massimo Norrito nel Minino, anche Mijatovic e Lemic che gli hanno segnalato l'allenatore. In particolare insomma, che cosa è successo? Il presidente Zamparini ha deciso di passare al contrattacco ed è pronto a citare per danni sia Guilherme Baroš Schelotto e chi gliel'hanno proposto per la panchina del Palermo, in particolare Mijatovic e Vlado Lemic. Secondo il presidente rosanero, il tecnico argentino e i suoi rappresentanti gli avevano assicurato che Schelotto aveva le carte in regola per allenare in Italia e che i problemi burocratici erano di facile soluzione grazie ad un passaporto comunitario del quale l'ex tecnico del Lanús sarebbe stato in possesso. E invece non solo i problemi di Schelotto erano più gravi, ma questo passaporto non esisteva sino a qualche giorno fa, quando proprio il Palermo si è attivato per farglielo ottenere. Come se non bastasse, il Palermo era pronto a far prendere a Schelotto un primo patentino di base e iscriverlo il prossimo anno al master di Coverciano. Il tecnico invece ha detto basta, sostenendo di non voler andare avanti in questa situazione. Una mossa, quella di Zamparini, che spazzerebbe anche il campo ad alcune ricostruzioni che vorrebbero lo stesso presidente artefice dell'addio di Schelotto e di avere deciso di una sua spontanea volontà di rinunciare all'allenatore argentino, una ricostruzione che cozza con la versione fatta trapelare dalla società e confermata dallo stesso entourage di Schelotto, secondo cui l'avvocato del tecnico avrebbe chiamato a mezzanotte l'executive manager rosanero Angelo Baiguera, che a sua volta di buon mattino ha svegliato Zamparini comunicandogli la novità. Un fulmine a ciel sereno che ha mandato su tutte le furie il presidente, che adesso dalle parole sembra intenzionato a passare ai fatti chiedendo i danni al tecnico e ai suoi rappresentanti. Dunque il Palermo che proverà a passare al contrattacco citando in giudizio Schelotto e i suoi legali, i suoi rappresentanti, per questa situazione che ovviamente ha dell'inverosimile, veramente una situazione che poteva essere probabilmente evitata. Causa Verona, la Procura federale apre un'inchiesta. Questo invece è il taglio alto del Giornale di Sicilia. Sentiti diversi giocatori e Gerolini su quanto successe alla vigilia della gara e dopo il match del Bentegodi, lo dicevamo insomma ad inizio trasmissione. Per quanto riguarda il Palermo invece, che scenderà in campo contro il Torino, il primo Palermo targato Bosi Tedesco, confermata la difesa a 4, Vasquez tornerà a fare il trequartista, Girardino sarà al centro dell'attacco. Il Palermo di Bosi probabilmente sarà questo, Sorrentino in porta, Morganella, Goldering, Gonzales e Dubbio tra Rispoli e Pezzella in difesa sulla fascia sinistra, Ilemark e Ciocev certi di un posto a centrocampo, mentre Borugman e Jajalo si giocheranno all'altro posto in avanti, giocheranno Vasquez e Girardino sicuramente, poi ballottaggio ancora tra Quaison e Trajkovski. Questo è il Palermo secondo il Giornale di Sicilia, dunque nessuna rivoluzione tattica ma soltanto qualche ritocchino. Infortunio alla caviglia per Struna, a destra maglia da titolare per Morganella, ballottaggi in regia e nel ruolo di seconda punta, e poi in basso le parole di Schelotto che abbiamo ascoltato proprio ad inizio trasmissione. Questo era l'ultimo approfondimento di oggi con Calcio e Caffè. Io vi rimando come sempre al nostro sito stadionews.it per tutte le notizie sul mondo rosanero, in particolare dalle 12.15 tutti collegati per la diretta testuale e le parole di Stefano Sorrentino, che interverrà oggi in conferenza stampa e proverà a spronare un po' l'ambiente in vista del match di domenica contro il Torino. L'appuntamento con Calcio e Caffè torna lunedì mattina, sempre alla stessa ora. Una buona giornata da Riccardo Gatto. Dal lunedì al venerdì, Calcio e Caffè.
la rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadio News 24. Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa. Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera. Ilcalciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano. Da oltre 10 anni portiamo le notizie a casa vostra. Come sempre, da una squadra vincente. Stadio News 24, la nostra passione di fare notizie.